la mia sorella, eccola, a scrivere questo tipo di eravamo alla Sicilia il 30 maggio in onore praticamente del 29esimo scudetto, perché per lo scudetto è nostro e basta. Quindi siccome che in onore di Mancini praticamente io ho fatto questa maglia, che poi fuori se qualcuno vuol comprare, quindi voglio dire, allora siccome lei, diciamo, chi l'ha scritta non è presente, la voglio far leggere da mio nipote eventualmente e poi ora a voi io svelerò ciò che a Moggi capitò quando ad Arcore si recò. Di andare a Milan rifiutò. Ridacciano, l'infido Berlusconi, disse al Tabino, senza mezzi toni: lei è un grande direttore, anzi direi, lei è il migliore. Carissimo Luciano Moggi, se dalla Juve tu non smoggi, un servizietto ti farò e la carriera ti stroncherò. Vennero fuori così le intercettazioni e seguirono di Moggi le dimissioni. Come solo Provenzano sa fare, il suo hobby era agli altri telefonare. Già, perché in Italia si può ammazzare, ma assolutamente vietato è telefonare. Da ogni TV fioccano insinuazioni, sui giornali si fanno illazioni. Berlusconi pretende i nostri scudetti, una decina richiede Facchetti. Ma dov'erano questi signori quando la Juve tra fatiche e sudori, senza ricevere affatto favori, vinceva sul campo meritando gli allori? Più il tempo passa, più il tempo passa, meglio si dipana la matassa. Si parla di altre intercettazioni, di dirigenti, di grandi squadroni. Allora, se tutti stavano lì a telefonare, perché solo la Juve deve pagare? Se telefona il milanista Meani, come fa a non saperlo Galliani? In ragione di sta furbata, al Milan la pena va triplicata. Moggi in confronto è un dilettante, altro che scaltro manovrante. Giù le mani dalla magica Juve, giù le mani dalla storia che vive, giù le mani dalla vecchia signora, solo per te il cuore batte ad ogni ora. Con i giocatori, e gli arditi hanno sofferto, hanno gioito e meritano rispetto. E alla faccia di chi ce lo vuole levare, il 29esimo scudetto vogliamo festeggiare. Ovviamente consegnato al direttore la poesia. Direttore, ma questa è la prima uscita pubblica, a parte la rubrica sul Libero, un'uscita pubblica in mezzo alla gente così. Sì. Proprio un'uscita pubblica, teatro e spettatore, credo di sì. Potrei anche ritornare tra voi, perché veramente mi avete manifestato un affetto che è veramente importante per uno colpito come me, questo sicuro. Sono cose che capitano così per caso. Io sono stato invitato da mille parti, non sono andato da nessuno, ma ha telefonato Miscelli, che io conoscevo soltanto di nome, non avevo, sono abbastanza sensitivo, mi ha dato una sensazione diversa delle altre volte. Io ho sicuramente detto che partecipavo la prima volta, ho detto non so perché avevo degli impegni, infatti ero impegnato e non potevo venire, però poi dopo ho cercato di fare il possibile ed eccomi qua. Ti devo dire, ecco, questo qui è praticamente la cosa che mi hanno imputato, no? E devo dirti che se fosse una barzelletta non farebbe ridere, anche perché io ho fatto una battuta, effettivamente era una battuta attinente con una realtà, perché abbiamo perso una partita
che dovevamo vincere. È una delle prime, una delle poche volte che una terna arbitrale capovolge un risultato. E dico anche involontariamente, perché può capitare. L'unico che in pratica non mi ha fatto una grande impressione è l'assistente Copelli, che poi si è visto nelle telefonate con Meani. L'assistente Copelli, il quale Copelli non ci ha fatto dare un rigore che voi ricorderete grande come una casa, come si suol dire. E quando è ritornato, attenzione, quando è ritornato ad arbitrare la Juventus, era la partita di Supercoppa Italiana a Torino, Juventus e Inter, ha fatto annullare il gol di Trezeguet, che era un gol validissimo. Quindi questo qui è un benemerito della Juventus. Poi dopo, se non si deve parlare male delle persone, sarà un caso parlare male, ma certe volte mi diceva no, certe volte ci si azzecca. La partita